Buongiorno a tutti e bentornati su Total Photoshop da Giorgio. Ho chiusa, ormai l'avete imparato, se la O non è chiusa io non mi giro assolutamente. Oggi volevo farvi un paio di domande, la prima delle quali è: sapete chi è Matt Groening, giusto? I Simpson vi dice qualcosa, esattamente, è l'ideatore, il creatore e quel genio molto ben compreso peraltro che ha inventato i Simpson ma anche Futurama, ed è proprio da Futurama che io ho preso l'ispirazione per questo tutorial assolutamente stupido, che però serve a farvi capire come utilizzare più tecniche insieme per creare una fotocomposizione. La seconda domanda è: voi lo sapete che cos'è una scaramucca? Se non guardate Futurama non potete saperlo. Allora, noi oggi andremo a realizzare proprio una scaramucca. Il primo passo per la realizzazione di una scaramucca è quella di procurarsi due foto, una di uno scarafaggio e l'altra della mucca. Il secondo passo è quella di scontornare il manto della mucca con lo strumento lazzo, possibilmente a mano perché non ci serve una selezione precisa, per cui vi consiglio anche di procurarvi una tavoletta grafica perché è molto più rapida la selezione. Dopodiché prendo lo strumento di movimento, clicco all'interno dell'area della selezione e la sposto all'interno dell'area di lavoro dello scarafaggio. Rilasciando il tasto sinistro del mouse oppure staccando la penna dalla tavoletta grafica, ora mi trovo un nuovo livello all'interno dell'area di lavoro. Benissimo, con la mucca abbiamo finito, possiamo deselezionare e parcheggiare per il momento che non ci serve più. Ingrandiamo l'area di lavoro dello scarafaggio e proseguiamo. Come vi ricordiamo sempre, sia io che Max, è buona abitudine rinominare i livelli, quindi la pelliccia della mucca la chiamo pelliccia. Duplico il livello dello scarafaggio perché sempre per le buone abitudini non si lavora mai sui file originali, lo chiamo scarafaggio e posso tranquillamente nascondere per il momento il livello della pelliccia. Passo successivo per iniziare a preparare lo scarafaggio pronto per una nuova mutazione genetica è quello di creare dei tracciati. Insieme adesso vedremo solo parzialmente come si crea il tracciato, anche perché dopo un anno che siamo online, se non l'avete capito, siete tutti da bocciare. Inizio selezionando la mia penna e vedete come facilmente si può creare questo tracciato, specie con la penna e la tavoletta grafica. Il lavoro è molto più veloce, io bacerei in fronte chi le ha inventate perché sono veramente una manna dal cielo, fanno risparmiare la metà del tempo. Una volta che il tracciato è completato, anche qui buona abitudine, andiamo nella palette dei tracciati e vediamo che ancora il livello è, per così dire, precario, non è stato salvato, quindi da tracciato di lavoro lo trasformiamo in tracciato 1 o path 1 se state utilizzando Photoshop in inglese. Ma cosa ce ne facciamo di questo tracciato? Dobbiamo andare a creare una maschera sul livello della pelliccia, per cui temporaneamente lo deselezioniamo, spostiamo la pelliccia con lo strumento di movimento nell'area che presumibilmente andrà a ricoprire, proviamo anche a ruotarla un po' in modo da far coprire quasi completamente lo scarafaggio, e adesso vado a trasformare il tracciato in selezione. Tenendo premuto CTRL da tastiera clicco sul path ed ecco che magicamente mi si creano queste fantastiche formichine che camminano intorno al percorso, quello che ho creato io con il tracciato, e vado a creare la maschera. E direi che già così il risultato può anche essere buono, forse poco credibile, però non è quello che stiamo cercando.
Nel mio immaginario bacato, però, le mucche io le preferisco bianche e nere, per cui quello che andrò a fare ora è l'operazione di desaturazione del livello, ma solo all'interno dell'area di selezione, per cui control click sulla maschera, aggiungo un livello di regolazione che sarà la tonalità e saturazione o hue saturation. Desaturo quasi del tutto la pelliccia, che adesso è diventata dello scarafaggio. Dopodiché, sempre con la selezione dell'area della pelliccia, vado ad aggiungere anche un livello di livelli. Scusate il gioco di parole, ma questo è. Vado a contrastare leggermente in modo da rendere tutto bianco e nero, ma mi accorgo, ahimè, che la dominante di tutta la fotografia è verde gialla a seconda delle aree, per cui cercherò di saturare lievemente il livello della pelliccia e anche, scusate, mi sono dimenticato di cambiargli la dominante sul verde. Scurirla non va bene. E vado a cercarmi la giusta regolazione in modo che sia più o meno credibile, per quanto uno scarafaggio con il guscio peloso sia credibile. Un altro accorgimento che utilizzerei è quella di andare a contrastare attraverso il filtro Sharpen o il filtro Contrasta la pelliccia. Così mi sembra anche troppo, abbassiamo un po'. E in pochi minuti abbiamo creato questa fantastica scaramucca, che è un animale assolutamente inesistente. Se per caso qualcuno di voi soffrisse della mia stessa malattia, io non vi consiglio assolutamente il dottore da cui vado, ma vi consiglio di creare delle nuove fotocomposizioni. Non lo so, create un pappacane, un toragno, fate quello che volete, insomma. Ci vediamo alla prossima.